Ottobre è il mese dell'ADE, Amsterdam Dance Event, e non smetterò mai di invitarti a provare questa esperienza bellissima. L'Amsterdam Dance Event è la più grande fiera europea dedicata alla musica elettronica e a DJ. Molto probabilmente per qualcuno è anche arrivata ad essere considerata la migliore a livello mondiale, sopravanzando quella di Miami. È un'esperienza bellissima, è veramente qualcosa di straordinario. Innanzitutto ricopre un'ampia gamma di generi, si va proprio dall'hardcore alla soulful house, passando per EDM, techno, c'è veramente di tutto di più. Ci sono un sacco di eventi, ma soprattutto la cosa principale è che la città è veramente immersa nella musica e nell'evento. Ci sono pazzi locali veramente dappertutto, in ogni angolo della città. Al di là delle bandierine gialle e nere che tappezzano la città e le decine, centinaia veramente di eventi. Ogni giorno si parte dalla mattina con le conferenze a tema, le presentazioni dei prodotti, le presentazioni dell'album, anche conferenze dedicate agli aspetti al lato della professione, quindi dal management alla comunicazione, eccetera. Tutta la gamma tecnologica dei nuovi prodotti, dei nuovi formati, i nuovi software, in due o tre spazi dedicati. E poi, dal pomeriggio fino a tutta la notte, eventi che si susseguono, dove ci sono veramente i migliori DJ al mondo. Non c'è bisogno di andare a giro con il badge. Quello lo fanno veramente purtroppo soltanto gli sfigati, però li vedi subito i DJ. È bello perché li incontri ad ogni angolo, in qualsiasi tipo di contesto. Poi la città, la sappiamo, è veramente bellissima e soprattutto molto accogliente. Per me non c'è bisogno di prendere i biglietti super stracostosi per farsi decine e decine di tappe qua e là. Io sono sempre andato con il pass minimo e ho girato veramente tanto dalla mattina alla sera e facendomi sempre quei due o tre eventi per sera. Poi dipende da cosa uno cerca, è normale che devo andare a sentire Hardwell o Martin Garrix, allora lì è evidente che la cosa diventa molto richiesta e molto costosa. Però può essere interessante anche andare a cercare le piccole situazioni dove fare veramente due chiacchiere con i grandi nomi della nostra scena. Ora, voglio sfatare un mito. Non è che dal punto di vista professionale si ottiene chissà quali cose, cioè te puoi incontrare i protagonisti, ok, ma dal momento in cui è difficile vendere o comunque piazzare le proprie licenze all'estero, così si va veramente per incontrare le persone, per parlare con qualcuno in maniera mirata e magari farsi conoscere, insomma, frequentare gli eventi, fare pubbliche relazioni nel senso vero del termine. Poi dal punto di vista di contatti proficui, beh, quello ognuno se la deve un po' giocare per sé. Prima era veramente andare a parlare di affari con la valigetta. Adesso si tratta più di intrattenere delle relazioni, oltre che a partecipare a delle serate bellissime. Se non ci sei mai stato, ti consiglio veramente di provare l'esperienza dell'Amsterdam Dance Event. 2-3 giorni, quello che vuoi, se non proprio non riesci a farne tutte e 5 giorni, anche perché diventa un po' impegnativo. Se hai dei commenti, scrivi pure qua sotto e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e ci vediamo all'ADE.